Allora, alcune informazioni organizzative sulla, diciamo, la fine del corso. Mercoledì c'è stato sostanzialmente l'ultimo laboratorio, la cui correzione verrà poi presentata mercoledì prossimo. Okay, quindi mercoledì sarà dedicato alla presentazione della soluzione del laboratorio. Non ci saranno ulteriori laboratori. Avete a disposizione un certo numero di temi di esame, alcuni con la soluzione, altri con la soluzione che verrà messa tra poco. Quindi diciamo che di esercizi ne avete a sufficienza. Questa è sostanzialmente l'ultima lezione, diciamo, vera e propria. Vi metterò, come vi avevo anticipato, alcune lezioni online su gli ultimi argomenti di teoria, quindi introduzione all'ingegneria del software, configuration management e test, oltre a una piccola lezione ancora su Java, su le classi che servono per gestire data e ora, che non saranno oggetto, queste ultime classi non saranno oggetto dell'esame, quindi non, è un di più. A questo punto, quello che prevedevo io è di darvi un'oretta di consulenza, probabilmente il mercoledì 9, che è l'ultima settimana. Potrebbe essere nell'orario di laboratorio, quindi lo posso fare io oppure ci sarà Simone Leonardi, che è quello che gestisce i laboratori, per risolvere problemi. Quindi non è una lezione vera e propria, ma è un'ora di consulenza in cui potete fare domande e avere risposte. E eventualmente un'altra ora di diciamo, consulenza, domande e risposte sulla parte, se volete, più teorica. Ditemi voi se preferite lunedì 31, giovedì 3. Avete preferenze su queste due date? È lo stesso, nessuno farà il ponte lungo, direi. Okay. Anche a casa non vedo nessun feedback. Quindi io vi direi il 31. Invece di iniziare alle 8:30, che è sempre faticoso, magari iniziamo alle 9, quindi abbiamo le 3 ore e con calma. Di nuovo, sarà consulenza, quindi domande sia sulla parte teorica che sulla parte pratica a disposizione. Nelle altre date non ci sarà nulla, ok? Quindi non ci sarà lezione giovedì 27, non ci sarà lezione, scusate, neanche lunedì 24. Che lunedì la settimana prossima. Non ci sarà lezione giovedì 3, lunedì 7, giovedì 10, e invece ci sarà un'altra ora di consulenza nell'ultima settimana, quindi mercoledì 9. Vi metto poi su Slack un riepilogo dei prossimi appuntamenti a disposizione. Okay? Quindi il corso, almeno per la parte di programmazione, è praticamente finito. Per la parte di teoria ci saranno alcune lezioni aggiuntive, sulle quali, se poi avete domande, ne possiamo discutere il 31. Sulla parte di teoria ci potranno essere sostanzialmente le domande nella prima parte dell'esame. Quindi il resto del corso il resto delle settimane di questo semestre è di consolidamento da parte vostra. Quindi non ci sarà ulteriore materiale da parte di voi. A breve vi pubblico diciamo, le regole dettagliate per l'esame che non si discostano da quello che vi ho già raccontato qualche volta fa, quindi nulla di nuovo.
L'unica variante che potrà esserci, però dipende un po' da quello che ci dicono il supporto IT, è che la prima parte dell'esame, quella fatta in exam, non inizierà esattamente alla stessa ora per tutti, ma sarete scaglionati di 10-15 minuti, sostanzialmente per ridurre il carico. Però non vi cambia nulla, nel senso che inizieremo comunque col primo gruppo all'ora prevista, gli altri inizieranno magari un quarto d'ora dopo. Il che vuol dire che finito l'ultimo gruppo ci sarà ancora un margine di tempo, 15-20 minuti, dopodiché inizierà la parte di programmazione. Per tutti allo stesso momento. Lì non abbiamo vincoli di server, perché ci sarà semplicemente una virtual classroom di Zoom, e quindi su quello non abbiamo vincoli. Ci sono i vostri PC, ma ognuno ha il suo, e quindi non dovrebbe essere un problema. Domande? Ok. Se non ci sono domande su questo, veniamo al contenuto principale della giornata di oggi, che è il tema d'esame. Vi avevo accennato la volta scorsa che avremmo visto questo tema. È disponibile sul repository con tutti gli altri temi d'esame, quindi l'URL è op.it/svn/op-exam-past. Il testo dell'esame di programmazione è questo. Nella soluzione cercherò di evidenziare quali sono gli aspetti più critici da affrontare, ok? Non so se lo finiamo in giornata, quindi nella lezione di oggi, in ogni caso vi metto poi la soluzione completa. Però vorrei soffermarvi sugli aspetti critici nella gestione di questo di un tema d'esame in generale. Allora, la struttura è sempre la solita, esattamente come i laboratori che avete fatto, quindi non ci sono sorprese in questo caso. C'è un package in cui dovete andare a mettere le classi, quelle che mancano. C'è una classe principale, questa è quello che capita praticamente sempre. A volte potrebbero esserci delle classi di supporto, delle eccezioni, eventualmente delle interfacce aggiuntive. Okay? Ma tendenzialmente quello che vediamo è la classe di facciata con cui andare a interagire, con cui interagiranno i test. Quindi, regola fondamentale, apro un attimo il codice, allora, questa è la soluzione, questo invece è quello di partenza. In questo caso, vedete, abbiamo una classe che è delivery con il codice, abbiamo una classe di eccezioni, già data, ok? Non dovete fare nulla su questa. E poi abbiamo, come al solito, il test macroscopico delle funzionalità principali. La struttura degli esami è sempre questa. Okay? Aspetto fondamentale: le signature dei metodi non devono essere modificate in nessun caso. Okay? Quindi vedete un difetto perché magari c'è una maiuscola, una minuscola, una lettera che è sballata o altro, non importa. Okay? Quello non si tocca. Lo sottolineo perché se toccate la signature dei metodi, il rischio è che i test non passino. Okay? Avete visto che se voi copiate il vostro codice, codice di test all'interno del vostro programma, a volte funziona perché magari avete cambiato il tipo di ritorno e il tipo di ritorno nei test non viene utilizzato, o avete cambiato un int in un long e la conversione automatica vi aiuta. I test automatici vengono eseguiti a partire da un jar, e quindi
il jar prevede che la signature sia esattamente quella. Quindi non toccare mai la signature del metodo. Una volta rispettata questa regola, quello che dobbiamo fare è ovviamente andare a riempire il codice dei nostri metodi, aggiungere potenzialmente degli attributi e aggiungere delle classi. Il testo, come al solito, è suddiviso per requisiti. I requisiti sono tendenzialmente incrementali, nel senso che il secondo requisito si basa sul primo, il terzo sul secondo e sul primo, eccetera. Quindi, se vi siete appassionati all'ultimo requisito perché vi piace tantissimo, ecco, non iniziate comunque da quello. Ok, quindi i requisiti sono pensati per essere sviluppati in ordine. Quindi se non avete fatto il primo, è inutile che vi mettiate a fare il secondo. La mia raccomandazione è, man mano che fate i requisiti, quindi avete completato il primo requisito o anche un pezzo del primo requisito, utilizzate i test per verificare che tutto funzioni correttamente. Ok? Sono lì, sono apposta, vi richiede meno di un secondo eseguire il test, quindi fatelo. Ricordatevi che il test testa tutto, quindi è ovvio che la prima volta che eseguite un test, gli ultimi assert avranno, falliranno, però è normale. Una volta che avete una ragionevole certezza che il primo requisito o il requisito N è stato completato, vi consiglio di fare un commit. Ok? Quindi codifica, check coi test, eventualmente correzione, check finché almeno i test relativi a quella parte passano, commit. Questo vi garantisce che terremoto, alluvioni, invasione delle cavallette che avviene verso la fine dell'esame, almeno sul repository avete i requisiti 1, 2, 3, quelli che avete committato. È anche un buon modo di organizzare il lavoro normale. Quando avete un task molto grande da svolgere, non è che lo fate tutto e poi fate il commit complessivo, ne fate un pezzo per volta. Non è questo il caso, anzi non deve essere questo il caso, quando si lavora in collaborazione è normale che io faccia un pezzo di codice, quel pezzo di codice magari serve a qualcun altro, quel qualcun altro lo rivede e quindi non do al mio collega da rivedere 1200 righe, gliene do 50 per volta, è molto più facile. Quindi, approccio consigliato, testare frequentemente, fare i commit frequenti. In ogni caso, quello che conta è che voi alla fine abbiate fatto il commit entro la data, entro l'orario ultimo. Se fate un commit dopo l'orario ultimo, non viene considerato. Quindi, per eseguire i test in automatico verrà fatto un checkout della fotografia del repository a una certa ora. Questo è anche il motivo per cui conviene fare i commit, perché se alla fine qualcosa va storto, non riuscite a fare l'ultimo commit con l'ultima correzione, non importa perché avete già fatto tutto il resto. Altra raccomandazione, non fate il commit all'ultimo secondo. Vi può andare bene, ma può anche andarvi male, quindi il commit fatelo con qualche minuto di anticipo.
Poi magari spendete gli ultimi minuti a verificare, a rileggere il codice per verificare che non ci siano errori. Se scoprite qualcosa, provate a fare un altro commit, ma comunque c'è un commit stabile con buona parte del codice pronto entro l'orario di scadenza. Durante l'esame di programmazione dovete accedere a repository sia per fare checkout che poi per fare i successivi commit da un unico PC. E da un unico indirizzo IP. Quindi può succedere che due persone di voi vivano nella stessa casa e quindi usando lo stesso router hanno lo stesso indirizzo IP. Questa informazione è utile saperla prima. Okay? A me non interessa sapere il vostro indirizzo, mi interessa sapere che due di voi usano lo stesso router e quindi ragionevolmente avranno lo stesso indirizzo IP. E quindi sostanzialmente escludervi da annullamenti automatici di compiti. Può succedere che durante l'esame prenda fuoco il vostro router e voi dobbiate passare a utilizzare la connessione con il telefono. Succede, sono casi rari. In questo caso, semplicemente avvisate. Avrete la virtual classroom, quindi sulla virtual classroom segnalate il problema. Quindi non siamo aperti a possibili malfunzionamenti dell'ultimo minuto, ma ecco, ditelo prima e non a posteriori. Domande, curiosità su questo? Sì. Quando è che se due persone mi mandate un'email quando volete, prima dell'esame, quindi avete tempo da oggi fino all'esame che tendete a dare. Non è urgente, devo saperlo ovviamente prima dell'esame. Ok. Passiamo poi alla parte pratica, quindi esauriti i dettagli tecnici e tecnologici, proviamo a passare alla parte di programmazione vera e propria. Quindi l'idea è, leggiamoci il testo, cerchiamo di capire quali sono gli elementi fondamentali e progettiamo quella che può essere la soluzione. Okay. L'idea generale ce la facciamo ovviamente leggendo i requisiti. Quindi la mia raccomandazione è leggetevi i requisiti tutti, in modo da avere una vaga idea di come sarà strutturato il vostro programma. Dopodiché vi concentrate nello scrivere il codice sul primo e poi andate avanti. Allora, se noi leggiamo il testo, ci dice che abbiamo una classe principale delivery e poi abbiamo che il primo requisito parla di ristoranti. I ristoranti si appoggiano al sito delivery, sono etichettati come la categoria. Il metodo addCategory permette di aggiungere una categoria alla lista delle categorie che sono gestite. Il metodo getCategory restituisce la lista dei nomi delle categorie definite. Il metodo addRestaurant aggiunge un ristorante e il metodo getRestaurant for category restituisce un ristorante data la categoria. Quindi da questo primo pezzo diciamo che ragionevolmente avremo una classe che è la classe
ristorante. O restaurant, se preferite. Category. Deve essere una classe oppure no? Da quello che si legge qui, potrebbe essere semplicemente un'etichetta. Ok? Non ci sono dettagli particolari. Quindi, in questo caso, potete fare una classe category, e va bene, che avrà probabilmente un unico attributo di tipo stringa, oppure usare la category semplicemente come una stringa e basta. Ok? Senza dover fare cose troppo complicate. Il ristorante ha un nome e una categoria, quindi opzione 1, qui dentro ho nome, questo sarà sicuramente una stringa, poi posso avere la mia classe category se voglio, e quindi in UML andrò a mettere un link. Oppure, in alternativa, ho qui un attributo categoria, sempre di tipo string. Ovviamente, in alternativa. Questo. E questa classe, questa associazione, o uno o l'altro. In generale la mia raccomandazione è non staccare troppe classi se non sono strettamente necessarie. Ma se siete nel dubbio, una classe in più, anche molto molto semplice, va bene. Ok? Al limite, dopo, potete pensare di toglierla, ma nel dubbio mettetela, ma se è evidente che una classe non serve, perché magari è un intero o è semplicemente una stringa, ecco, potete anche evitarla. Secondo piatto abbiamo, secondo requisito abbiamo i piatti. Abbiamo un metodo che si chiama addDish che aggiunge un piatto alla lista dei piatti forniti in un ristorante. Quindi nella nostra struttura abbiamo il piatto. I piatti sono legati a un ristorante. Okay, non abbiamo un insieme complessivo di piatti, ma abbiamo i piatti legati al ristorante. Quindi ragionevolmente il nostro ristorante sarà legato a un'associazione ai piatti. Ovviamente metto anche le molteplicità così abbiamo il nostro UML completo. Un ristorante ha esattamente, no, non esattamente una categoria, potrebbe avere un di più, mi pare. No, il ristorante ha un'unica categoria dal testo, quindi esattamente una, e ovviamente, data una categoria, posso avere 0 più ristoranti che appartengono a quella categoria. Un piatto, da quello che c'è scritto, appartiene a un unico ristorante, è fornito un unico ristorante, e un ristorante può fornire 0 più piatti. Inizialmente saranno 0, poi man mano che vengono popolati iniziano a crescere. I piatti hanno un nome e un prezzo.
Quindi nome è una stringa e prezzo che è un valore. Poi qui dobbiamo avere i piatti per prezzo, non ci dà le informazioni nuove, questa ci dice che è una funzionalità che ci dà il sistema, quindi non abbiamo informazioni aggiuntive. I piatti dato un ristorante e i piatti per categoria, quindi prende tutti i piatti di tutti i ristoranti di una certa categoria. Allora, domanda, se volessimo fare dei check potremmo modificare gli example test? Sì. Allora, quello che vi dicevo prima su non modificare il codice vale per le signature del metodo, scusate, della classe che vi viene data o delle classi che vi vengono date. Se voi volete modificare il test di esempio lo potete fare tranquillamente perché quello non viene verificato dopo l'esame, quindi quello lo potete fare. Quindi, se alcune di queste categorie... se alcuni di questi metodi non vengono testati esplicitamente, lo potete scrivere voi il test per verificarlo. Ordini. Crea un ordine per un ristorante. Quindi un ordine ha un elenco di piatti, le relative quantità, il nome del cliente, il nome del ristorante, l'ora di consegna e la distanza di consegna. Delivery time in questo caso è semplificato perché usa un intero tra le 8 e le 23. Okay? Non abbiamo fatto le classi per gestire data e ora, quindi... lo usiamo in maniera un po' più semplice. In un caso realistico, qui probabilmente avremmo un oggetto di tipo instant che ci dice l'orario esatto o approssimato di consegna. La distanza è espressa in chilometri. Si assuma che il numero di parametri sia sempre corretto. È ovvio che gli elementi di questo array dishName e gli elementi di questo array quantity devono essere uguali. Okay? Altrimenti non funziona. Okay? Mancano delle quantità per alcuni piatti oppure ci sono delle quantità per i piatti che non sono specificati. Questo vi dice che sostanzialmente non dovete fare dei controlli su questa parte. Potete assumere che il tutto sia corretto. Di nuovo, nell'ottica di non andare a modificare il codice, non aggiungete delle eccezioni. A maggior ragione se vi dicono di assumere che sia tutto corretto. Quindi un ordine ha sostanzialmente un insieme di piatti, un insieme di quantità, un certo cliente e... un nome del ristorante, oltre al tempo di consegna e la distanza. Quindi, sicuramente, oltre alle classi che abbiamo messo adesso, abbiamo anche una classe ordine, quindi l'ordine per un certo ristorante, e poi è legato ai piatti. Dove metto le quantità? Ora io posso andare a memorizzare dentro l'ordine due array con il piatto e la quantità, però questa è una soluzione, diciamo, stile C, procedurale, poco orientata agli oggetti. Okay. Una soluzione migliore potrebbe essere quella di avere qui una classe che è linea ordine.
che ha una quantità è legata a un piatto e l'ordine contiene un certo numero di linee d'ordine. Quindi la linea d'ordine riferita a l'ordine contiene una linea d'ordine appartiene esattamente a un ordine e un ordine può contenere 0 più linee d'ordine. Una linea d'ordine si riferisce a esattamente un piatto e un piatto può comparire in tante linee d'ordine. Quindi qui dentro avremo un array, o meglio ancora una lista, di che cosa? Di linee d'ordine. Invece di avere due array o due liste di piatto e quantità. In questo modo abbiamo combinato in un'unica classe le due informazioni che sono la quantità e il piatto che ci interessa. Okay? Questo è un dettaglio, diciamo, già dalle prime lezioni, questo è l'orientamento in cui dovremmo andare. Domanda, potrei fare una classe interna a ordine con gli attributi piatto e quantità? Sì, nel senso questa linea d'ordine io ve l'ho messa qua, ma ragionevolmente quando andiamo a scrivere il codice potrebbe tranquillamente essere una classe interna di ordine. Sì. Ovviamente in UML non posso andare a rappresentare questo concetto, non posso andare a dire che linea d'ordine è definito qua dentro. Però in Java sicuramente la linea d'ordine è un qualcosa che uso probabilmente solo qui. Okay. La linea d'ordine serve sostanzialmente a evitare che io qui l'ordine sia collegato con due associazioni, scusate, con un'associazione piatto e al suo interno mantenga un array. Quindi, invece di avere una lista di linee d'ordine, potrei avere due liste, una che contiene i piatti, l'altra che contiene le quantità. Se metto assieme queste due informazioni, ottengo un unico codice. Quindi l'idea è, invece di raggruppare per tipo di informazione, ovvero il piatto e le quantità, raggruppo concettualmente per, quindi in orizzontale, se immaginate i due array fatti in quel modo, andando a prendere le due informazioni che sono collegate tra di loro. È molto più forte il legame tra un piatto e la relativa quantità piuttosto che tra le diverse quantità. Ora, se voi invece di fare questa soluzione mi fate la soluzione con i due array, va bene lo stesso. Il problema è che poi gestire i due array, mantenerli, usare le informazioni che fanno parte di questi due array assieme è più complicato. Okay? Alla fine vi risulta del codice più complesso perché dovete andare a trattare in maniera omogenea due informazioni che sono memorizzate in maniera separata. Invece di avere un'unica classe che contiene quest'unica informazione, quindi becco l'oggetto di quella classe e ho lì tutto quello che mi serve. Altro dettaglio, nella linea d'ordine io non andrò a memorizzare il nome del piatto, andrò a memorizzare un riferimento al piatto. Perché? Perché se non memorizzo il riferimento al piatto, tutte le volte che ho bisogno di recuperare il piatto, che so, il prezzo, ad esempio, rischio di dover andare a fare una ricerca del piatto e successivamente recuperare il piatto tramite il nome per recuperare l'oggetto piatto. Di nuovo,
Voi potete anche fare tutti i riferimenti per nome o usare un codice univoco, come se fosse un database. Il problema è che vi complicate la vita in maniera sproporzionata. Quindi attenzione a questi dettagli, perché se progettate il tutto in maniera corretta, poi avete la vita semplificata dopo. Torno al testo. Informazione importante, poi per l'implementazione dopo, è che deve essere mantenuta l'informazione dell'ordine di arrivo delle richieste. Perché ovviamente se un ordine arriva prima, ha la precedenza sugli altri. Il metodo addOrder restituisce un numero progressivo d'ordine e il primo a numero 1. Banale, ma da ricordare. Poi esiste il metodo schedule delivery, che permette di schedulare le consegne. Il sistema delivery ha vari tipi di fattorini, alcuni in bicicletta, altri motorizzati. Per ottimizzare le consegne in base alle capacità del fattorino, il metodo restituisce i numeri d'ordine dei primi max order ordini, quindi seguendo il numero di l'ordine di arrivo, schedulati per il tempo di consegna che è stato specificato. Quindi io dico, voglio i primi 5 ordini per le ore 13 e questo mi dà i primi 5 ordini arrivati che siano schedulati per quell'orario. Inoltre vado a chiedere il tempo di consegna che sia inferiore, scusate, la distanza di consegna che sia inferiore a una certa distanza massima. Per cui prendo i primi 5 ordini sotto i 2 km e questi li do ai fattorini che hanno la bici. Poi vado a prendere i successivi ordini, 5 ordini fino a 10 km e li do a chi è in moto. E poi vado a prendere gli ordini oltre i 10 km fino a 100 e li do a chi è in macchina, eccetera. Tutto questo aspetto esterno dell'andare a scegliere il fattorino, eccetera, qui non c'è. Questo metodo semplicemente supporta chi deve andare poi a fare l'assegnazione. L'assegnazione però a un certo fattorino non fa parte del nostro codice. C'è un metodo getPendingOrders che ci dice quali sono ancora pendenti. È importante tenere presente che una volta restituiti gli ordini da questo metodo, questi vengono assegnati come metodi che, scusate, come ordini che sono stati gestiti, assegnati se volete. E quindi non sono più considerati nelle chiamate successive. Quindi se chiamo due volte schedule delivery con esattamente gli stessi parametri, non ottengo gli stessi ordini, ne ottengo sempre di nuovi. Perché quelli precedenti sono stati considerati e marcati come schedulati e sistemati. Abbiamo un metodo che si chiama setRating, che definisce il rating per un certo ristorante, e posso andare a calcolare quelli che sono i rating dei vari ristoranti. Okay? Quindi l'idea è registro la valutazione di un rating e successivamente posso andare a ottenere la lista dei ristoranti ordinati in base alla valutazione media. La valutazione media di un ristorante è calcolata come la somma delle valutazioni diviso il numero di valutazioni. Quindi questo set rating semplicemente registra la valutazione di un certo cliente e accumula varie valutazioni, vari rating per uno stesso ristorante. E poi ovviamente posso andare a calcolare la media. Poi statistiche, ordini per categoria, quindi voglio avere gli ordini per una certa categoria di ristorante e il ristorante migliore, quindi il ristorante che ha ottenuto la valutazione più alta. Ovviamente
In teoria è possibile che ci siano più ristoranti con la valutazione massima. Quindi qui c'è scritto di ignorare il problema dei ristoranti a pari punteggio. Di immaginare che ce ne sia soltanto uno che ha il punteggio massimo. Questi ultimi requisiti non ci danno, questi ultimi due requisiti non ci danno informazioni aggiuntive su quelle che sono le classi. Ok? A questo punto abbiamo letto il testo, ci siamo fatti un'idea di quella che potrebbe essere la struttura dati. A questo punto possiamo iniziare a scrivere il codice. Iniziamo dalle strutture dati che ci consentono di avere la nostra informazione memorizzata. Quindi possiamo andare a memorizzare questi quattro classi qua che ci sono sicuramente. Vi faccio la versione con la stringa che è un po' più semplice, invece della classe category. Domanda, ogni ristorante può avere una sola valutazione? No, ogni ristorante può avere più valutazioni, infatti questa frase ci dice la valutazione media di un ristorante calcolata come la somma delle valutazioni diviso il numero di valutazioni. Quindi un ristorante può avere tante valutazioni e io voglio andare a calcolare la sua valutazione media. Il nome set rating potrebbe trarre in inganno, ma in realtà la frase successiva è abbastanza chiara. A questo punto andiamo nel nostro codice e andiamo a costruire le nostre classi. Quindi avremo una classe ristorante piatto, avremo una classe ordine e creo queste classi vuote. Okay. Piccolo particolare, vi sto facendo la soluzione da zero. C'è un'altra soluzione pronta che poi vi pubblico anche questa nel nostro repository degli esempi. Okay, quindi questa soluzione che stiamo costruendo adesso ve la metto nel repository degli esempi, l'altra comparirà nelle soluzioni, nel repository dove ci sono tutti gli esami passati. Okay. Se voi avete fatto il checkout del progetto dal vostro repository, scusate, dal repository ufficiale dell'esame, non potete ovviamente fare un commit. Okay, quel repository per voi è in sola lettura. Quello che potete fare, se volete fare il commit del vostro progetto sul vostro repository personale, per avere poi traccia, continuare a lavorarci dopo, è quello di andare, quando avete il vostro progetto, andare a fare un quick test, team, e poi disconnect. Disconnect sostanzialmente, ve lo faccio, tanto andrò a metterlo anch'io su un altro repository, andate a dire di cancellare anche le informazioni su SVN, quindi sostanzialmente cancella la connessione tra questo progetto che avete qui e i repository. Per cui a questo punto se io faccio sì, lui non ha più, non è più collegato a un repository SVN, per cui potete successivamente andare a fare un team share project e andare a selezionare il vostro repository personale andando ad aggiungere il progetto nel vostro repository personale. Okay. Qui, se io lo faccio su SVN, vado a prendere questo qui, ITA1, che è dove abbiamo i nostri progetti. Allora, non mettetelo nel progetto, ma andate a usare il nome del progetto come folder name, quindi
vedete, crea un progetto sotto ITA 1, exam, eccetera, eccetera, finisce, ovviamente devo andare a mettere le credenziali, allora potete avviare la prospettiva di sincronizzazione se volete e questo andiamo a mettere tutto questo contenuto dentro il nostro repository. La stessa cosa si poteva fare, torno un attimo qui, andando a selezionare il progetto e facendo team e commit. Ovviamente se faccio commit adesso mi dice che non ci sono stati cambiamenti perché ho appena fatto l'operazione di sincronizzazione, risponde a fare un commit. Okay. Questo risponde anche alla domanda tipica, ma ho fatto il commit ma ha funzionato? Provate a farne un altro. Se un nuovo commit vi dice che i file non sono cambiati, vuol dire che il precedente commit è andato a buon fine. Il commit, se non va a buon fine, vi segnerà un errore. Okay. Se il commit non vi segnala nessun errore, significa che il vostro progetto è stato scritto sul server e il server ha dato conferma e quindi salvo incendi o inondazioni nella sala server in cui c'è op.it, dovreste essere tranquilli. Ok, però se arrivano al terzo piano l'inondazione o il fuoco, direi che le preoccupazioni sono altre. Domanda. Se dovessi implementare la categoria, la soluzione con la classe category e poi dovessi realizzare che la classe viene usata poco e quindi potrei eliminarla e gestirla direttamente come stringa, viene valutata la modifica se fatta dopo il tempo in aula? Sì, tutte le modifiche che fate dopo aver consegnato il vostro progetto sono modifiche. Sembra banale, è ovvio, ma di fatto vengono contate come modifica del vostro progetto. Quindi, dopo che avete consegnato il vostro progetto, fate il numero minimo di modifiche necessarie perché superi tutti i test. Quindi, non andate a fare ottimizzazioni perché sono controproducenti. Se la modifica è minima, probabilmente non vi cambia nulla, però se qui andate a togliere una classe e metterne un'altra, ecco, quella inizia a essere una modifica che ha un sacco di impatti e quindi pesa. In generale, riducete al minimo le modifiche. L'ottica con cui dovete fare la vostra correzione a casa è quanto manca ad arrivare a una soluzione funzionante? L'eleganza della soluzione non è valutata in alcun modo. Okay, per cui minimizzate il tutto. Se volete, l'eleganza della soluzione è valutata in maniera indiretta, nel senso che se vi siete costruiti un progetto arzigogolato e complesso, peggio per voi perché non riuscite a gestirlo, è più complicato da gestire. Quindi più è semplice la struttura del vostro progetto, più è facile da gestire, e più il codice che scriverete è semplice e meno errori commetterete. Quindi, in generale, prendetevi pure qualche minuto con calma per leggere il testo e capire qual è la struttura, perché se fate la struttura corretta, dopo avete la vita semplificata.
Torniamo qui e vado a prendere la classe delivery. Non metto nulla dentro le classi ancora, ma aggiungiamo poi man mano metodi e attributi, man mano che vediamo che ci servono. Le categorie. Come rappresentiamo le categorie? Allora, abbiamo detto, utilizziamo una stringa. Altra possibilità, class category string nome. È leggibile e modificabile, oppure final string nome e poi category string n nome uguale a n. Cioè, quando creiamo una categoria, il nome è quello che conta. Potrebbe venirvi anche in mente di fare un class category se extends string. Ok. È un argomento di cui ho parlato un po' nelle lezioni preregistrate, non abbiamo poi affrontato successivamente i nostri esempi. Quando io devo riutilizzare una classe, stringa in questo caso, lo posso fare tramite eredità oppure tramite aggregazione. Okay. L'oggetto string è un mio attributo oppure string è una classe da cui derivo. Questo vale in generale, però ci sono alcune limitazioni. String in questo caso non può essere derivato, non può essere esteso perché è una classe che è dichiarata come final. Non abbiamo mai visto esempi di classi final. Buona parte delle classi, delle librerie predefinite Java sono dichiarate final, ovvero classi che non possono essere ulteriormente estese. Sostanzialmente per evitare pasticci vari. Ok? Più o meno ha ragione, ma diciamo, in questo caso sarebbe potuto essere anche utile farlo. Però di fatto con string non possiamo farlo. In altri casi magari sì. Integer, varie classi wrapper sono tutte final, okay? Quindi non le posso estendere. Per cui questa è un'altra possibilità. Come andiamo a rappresentare le nostre categorie? Allora, se ci limitiamo al nostro requisito R1, ci torno un attimo lassù, che cosa devo fare con le categorie? Io devo poter fare add category, quindi aggiungere la categoria. Get categories, quindi restituisce la lista dei nomi delle categorie definite. Tra l'altro, né qui né... Scusatemi. Nel testo c'è scritto nulla sull'ordine di queste categorie. Okay. Può essere qualunque, alfabetico, di inserimento, eccetera. L'altra operazione che voglio fare è aggiungere un ristorante specificando la categoria. Però in realtà questo non ci influenza la categoria, ai minimi influenza il ristorante. E poi l'altra cosa è voglio avere i ristoranti in base alle categorie. I ristoranti successivamente li voglio poter accedere, voglio poter accedere ai ristoranti tramite il loro nome. Quindi
qui abbiamo una serie di alternative. Vi racconto le alternative perché alla fin fine il vostro lavoro è scegliere una particolare soluzione invece dell'altra. Data lo spazio di soluzioni possibili, scegliere quella che è più ragionevole. Non è detto che una sia decisamente migliore dell'altra, hanno generalmente vantaggi e svantaggi. Allora, opzione 1. Uso un set di string e queste sono le categorie. Set ovviamente lo importo. Vi faccio anche la struttura dei ristoranti perché sono ovviamente legate le due. A questo punto i ristoranti, come voglio andare a recuperarli? Diciamo che mi interessa recuperare i ristoranti per nome e quindi posso fare una mappa string ristorante. Okay. Va bene. Posso anche avere la necessità di accedere, abbiamo detto, ai ristoranti a partire dalla categoria, non soltanto dal nome. Quindi, un'altra possibilità è quella di dire, invece del set, per le categorie vado a mettere una mappa string, virgola, lista, di ristorante. Ok, questo ovviamente sostituisce quest'altro perché l'insieme dei nomi delle categorie è sostanzialmente rappresentato dalle chiavi di questa mappa. Quindi è inutile mantenere entrambe. Okay? Ovviamente, quando vado a creare una categoria, la lista sarà vuota. Okay. Ho appena creato la categoria, non posso avere dei ristoranti con quella categoria. Li aggiungerò successivamente. A questo punto, l'accesso al ristorante tramite nome, come lo faccio? Vado qui a fare una scansione lineare di tutte le liste, oppure... molto meglio, ho la mia mappa e quindi aggiungo il ristorante sia qui che nei ristoranti. Qui ho utilizzato un set perché, tendenzialmente è più efficiente andare a verificare se una certa categoria è già presente o meno. Infatti, dobbiamo lanciare un'eccezione nel caso in cui la categoria sia già presente e quindi lo faccio in maniera più efficiente con un set. Posso utilizzare una lista, non mi cambia molto in termini di funzionalità, però in termini di efficienza decisamente sì. Ok? Una o due. È ovvio che se io ho questa struttura dati con la mappa... è un po' più complicato andarla a popolare, però poi è più semplice andare a recuperare i dati. Quindi sposto la complessità da una parte o dall'altra. Prendiamo la 2. Ok? Tocchiamo categorie così è più facile da ricordare. A questo punto, quando ho una nuova categoria, che cosa faccio? If categorie.containsKeyCategory, cioè se c'è già, throw new delivery exception, categoria già esistente. Scusate, tolgo l'accento perché
altrimenti. Qui ho utilizzato il costruttore che permette di andare a specificare un messaggio nell'eccezione. In generale non è richiesto questo livello di dettaglio, ok? Se andiamo a vedere il costruttore i costruttori della tassa di eccezioni, vedete che c'è sia senza parametri che con il parametro stringa. Quindi nell'esame potete anche evitare di andare a specificare il messaggio, okay? Non è richiesto. Altrimenti cosa faccio? Sostanzialmente faccio un categorie.add category virgola new list. Sì. Sì, ho detto aggiungi e ho scritto add. Sì, e punto. Qui non devo andare a mettere il tipo perché è inferito dal parametro del metodo. Ovviamente qui non ho messo l'inizializzazione, ecco, è l'errore tipico, che però salta fuori nel momento in cui andate a lanciare il test. Un bel null pointer exception. Qui. Se eseguite il test e vi salta fuori un null pointer exception, è probabile che vi avete dimenticato di inizializzare qualcosa. Beh, se soprattutto arriva praticamente alla prima istruzione che andiamo ad eseguire, okay, è molto probabile che vi avete dimenticato di inizializzare qualcosa. Sì. Allora, se non ci sono particolari necessità, quindi ad esempio inizializzare con un parametro aggiuntivo, immagino ad esempio una lista, se io ho un array list e voglio inizializzarla con una certa dimensione, allora lì la dimensione magari la specifico in un costruttore, altrimenti conviene inizializzare direttamente così in line, quindi così. È più semplice, se l'avete lì non ve lo dimenticate. In questo caso il costruttore tra l'altro non serve praticamente a nulla. Però è più semplice e non ve lo dimenticate. Però se vi risulta più comodo per abitudine farlo in costruttore, alla fine è lo stesso, sono equivalenti. Map no. Andiamo a mettere un hash map. Qui e qui sotto. Quindi l'add category funziona, il get category sostanzialmente è un return di categorie.keys, no scusate, il problema è che le chiavi in questo caso sono un set, mentre invece qui abbiamo bisogno di una lista. Quindi quello che posso fare è fare un new array list, forse più semplice, più efficiente intendo,
Quindi vado a costruire un array list a partire da questo set. Se qui fosse stato set, non avrei dovuto fare nulla. Add restaurant. Cosa faccio? Vado a creare un nuovo oggetto ristorante e lo metto nella mia mappa. Quindi ristorante R uguale new ristorante, ragionevolmente gli metto name e category, sono informazioni che mi astiene. Ristoranti.put name virgola R e poi categorie.get category.add R. Ovviamente lancio un'eccezione nel caso in cui la categoria non sia definita. Quindi sostanzialmente il contrario di quello che veniva prima. If not categorie, categoria non definita. Ovviamente manca un costruttore con questi due parametri che vado a chiedere a Eclipse di aggiungere. Is.name uguale name e is.category uguale category. Domanda, ad aggiungere dei messaggi non influisce sui test? Allora, sostanzialmente no, perché quando noi andiamo a scrivere un test, il test sostanzialmente verifica la presenza di un'eccezione. Quindi il fatto che io qui abbia messo questo messaggio non cambia il fatto che viene creato un oggetto di questo tipo e viene lanciato come eccezione. L'unica cosa che controllano i test è che venga o meno generata un'eccezione di questa classe quando, ad esempio, uso una categoria non presente. Quindi, che sia inizializzata con un messaggio oppure no, non cambia perché i test lavorano a livello di classe. Quindi verificano che ci sia un oggetto di eccezione di quella classe e basta. Quindi abbiamo aggiunto il ristorante e poi restaurants for category. Restituisce una lista ordinata dei nomi dei ristoranti in una certa categoria. Quindi quello che possiamo fare qua è di andare a restituire i ristoranti di quella categoria. Domanda che c'è in chat e che stavo per affrontare è visto che i ristoranti devono essere restituiti ordinati, non conviene qui andare direttamente a mantenerli ordinati? Ok? Attenzione, io qui devo restituire una lista, quindi mantenere ordinato una lista devo farlo esplicitamente, ok? Non è una heap. Okay? E quindi, se uso una lista, l'ordine è quello di inserimento. Se uso una heap, è un ordine di specificato da un certo comparatore. In questo caso, io voglio una lista perché così evito di fare una conversione. E qui voglio utilizzare un ordinamento. Quindi quello che posso fare è sicuramente
avere qui probabilmente. In realtà posso ordinare qui, ma qui alla fine devo avere una lista di stringhe e non una lista di ristoranti. Quindi quello che posso fare è prendere la mia lista di ristoranti e trasformarla in una lista di stringhe. Lo posso fare in vari modi, posso utilizzare ad esempio uno stream, quindi posso fare categorie.get categorie.stream, quindi ho uno stream dei ristoranti che stanno nella lista, faccio un map, quindi ristorante, due punti, punti, get nome. Attenzione, questo metodo qua non c'è, non l'ho ancora fatto, lo devo aggiungere. E poi sorted, non dico nulla, quindi sostanzialmente è l'ordinamento naturale, punto collect collectors.to, scusate, categorie. Questo metodo non c'è, lo vado a creare dentro il ristorante, metodo get public string get nome return. Name l'avevamo chiamato. Quindi tornando qui, a questo punto è corretto perché il nome, il metodo lo trova, e abbiamo tutto. Quindi proviamo a rieseguire i test, abbiamo un assert error qui. Però qui duplicated dish not detected è chiaramente un qualcosa che fa riferimento al R2, quindi ci sta. Okay? Di solito non succede che se io lancio i test sul programma vuoto iniziale qualche test per caso passi. Okay? Normalmente non funziona. Torno un attimo qua. Domanda in chat. A cosa serve la mappa che associa il ristorante al loro nome? Allora, per R1 nulla. Per R2 serve perché qui a me interessa andare a recuperare un ristorante dato il suo nome. E quindi se non ho la mappa, devo andare e avessi soltanto la mappa che associa la categoria alla lista dei ristoranti, dovrei andare a scandire tutte le liste di tutte le categorie per trovare il ristorante. Complicato, oltre che poco efficiente. Invece la mappa nome ristorante è quella che vado a utilizzare qui direttamente. Quindi a questo punto ho un ristorante, siamo già nel requisito 2, ristorante R uguale a ristoranti.get restaurant name. A questo punto dobbiamo andare ad aggiungere il piatto al ristorante. Il che vuol dire che la struttura dati, visto che i piatti sono organizzati per ristoranti, la struttura dati che memorizza i piatti deve stare non dentro delivery, ma bensì dentro il ristorante. Domanda sul metodo precedente. Qui non sarebbe stato sufficiente fare un new array list di string? Attenzione, no, perché la lista, scusate,
quello che viene memorizzato qui dentro la lista delle che corrisponde ai valori di questa mappa sono una lista di ristorante, mentre invece noi vogliamo avere una lista di stringa. Quindi dobbiamo per forza andare a estrarre il nome, quindi dobbiamo fare la trasformazione. Mentre invece prima, scusatemi qua, ho un insieme di che cosa? Di stringhe. E quindi sostanzialmente creo una lista delle stesse stringhe. Quindi gli elementi sono diversi, quindi devo fare una trasformazione un po' più complicata che quella che abbiamo fatto. Ok, a questo punto ho il ristorante. Quello che voglio fare è fare un r.add aggiungi piatto, visto che stiamo usando nomi italiani, aggiungi piatto name, virgola, price. Allora, domanda, sempre su questo precedente, torno un attimo indietro. Visto che il nome dello stesso ristorante non si ripete più volte nella stessa categoria, benissimo, avremmo potuto mettere una mappa string set ristoranti, quindi qui avrei potuto mettere una mappa string set ristoranti o addirittura sorted set ristoranti e usare invece di una lista un tree set. In questo caso i valori sarebbero stati ordinati per nome e non avrei avuto bisogno di fare questo sorted qua. Sì. Quindi sostanzialmente l'alternativa proposta è questa. Allora, qui è un sorted set. Posso anche mettere set, non cambia molto, però così è evidente che quello è un set ordinato. E qui sotto, quando vado a fare il put, non metto la lista, ma bensì vado a mettere new preset, che è ovviamente una classe da importare, qui sotto, a questo punto, essendo un preset, il sorted non mi serve assolutamente a niente. Domanda, se nella lista di ristoranti invece della lista avessi utilizzato una priority queue, anche in quel caso funzionava, sì, perché comunque avrei preso uno stream della priority queue e avrei fatto il map. Quindi altra possibilità era qui usare invece del sorted set una coda e quindi sostanzialmente come struttura dati usano heap, il vantaggio sarebbe stato esattamente identico a questo. Non so quale delle due è più efficiente, però siamo lì. Quindi anche in questo caso mi sarei evitato la sorted qua. Ok, tornando qui, l'aggiunta del ristorante cosa vuol dire? Vuol dire che vado a recuperare il ristorante della mappa e chiedo all'oggetto ristorante di aggiungere un piatto. Questo metodo ovviamente non c'è. Lo devo andare ad aggiungere. Domanda, non dovremmo specificare in sorted set come confrontare i ristoranti?
Sì, è vero. Quindi posso andare a mettere nel sordi set un comparator oppure in ristorante implements comparable di ristorante. Name compare to o punto. Okay. In questo modo ho un ordinamento dei ristoranti in base al nome. In alternativa qui, no. Qui avrei dovuto specificare un comparatore in base al nome. O uno o l'altro. Pareto comparing ristorante dei punti get nome. Ovviamente se ho già l'ordinamento naturale tramite comparable, questo non serve. Torno al ristorante, a questo punto qui che struttura dati posso utilizzare per andare a memorizzare i piatti? Può essere utile avere anche in questo caso una mappa, perché la mappa mi permette poi di andare a recuperare i piatti tramite nome. Perché dopo quando devo aggiungere gli ordini specificano un piatto tramite nome. Quindi private map string piatto uguale a new aggiungi piatto, allora se il piatto già esiste, viene lanciata un'eccezione, quindi if piatti.contains key nome piatto. Exception piatto già esistente nel ristorante ovviamente qui non ho il throws, lo devo mettere per forza. Ovviamente avrei potuto fare in tanti altri modi. Il grosso vantaggio è che la gestione dei piatti in questo caso è gestita, è concentrata tutta dentro la categoria ristorante. E in delivery, qui, quando vado a fare giù.
quando vado a fare raggiungi piatto, è questo metodo che direttamente mi lancia l'eccezione nel caso in cui il piatto sia già presente. Semplicemente questo metodo addition non fa altro che rinviare l'eccezione con questo close. Nel caso in cui il piatto non ci sia, lo andiamo a creare, quindi abbiamo piatto p uguale new piatto, e andiamo a mettere nome piatto, virgola, costruttore che non c'è, ce lo facciamo aggiungere, private string, nome, private, float. Nome uguale nome piatto, ok, a questo punto nel mio certo, ristorante creo il piatto e vado ad aggiungere il piatto alla mia mappa di piatti. Quindi piatti.put nome piatto. E quindi questo sostanzialmente ho i miei piatti. Quello successivo è un po' più complicato perché sostanzialmente mi dice restituisce una mappa che associa il nome di ogni ristorante alla lista dei nomi dei piatti il cui prezzo è nel range specificato. Ok? Questo vuol dire che io devo avere la possibilità da parte del ristorante di darmi la lista dei nomi dei piatti. Domanda, fare una lista, scusate, fare una mappa ristorante liste di piatto potrebbe semplificare i requisiti eccessivi? Volendo sì, ma fino a un certo punto, nel senso che in realtà ho già il ristorante e il piatto lo posso tranquillamente chiedere al ristorante. Però sì, un po' potrebbe semplificare. Okay. A questo punto l'idea è per ogni ristorante avere la lista di piatti, lista dei nomi dei piatti che hanno quel particolare requisito. Okay. Quindi un modo è quello di dire nel ristorante voglio un metodo che mi dia direttamente quella lista. Ad esempio, list string. Piatti. Visto che ci siamo, facciamo i piatti direttamente nel range. Nell'intervallo. E qui abbiamo i due parametri che sono min price e max price.
L'altra possibilità è di farci dare direttamente la lista dei piatti e poi filtrarli dopo. Okay? Vediamo le due alternative. Un'opzione è questa, quindi list, e quindi vado a prendere return piatti.values. Ok, questa è la lista di piatti, stream.filter p, il piatto, freccia p. Nell'intervallo min price. Punto collect collector punto to. Dove nell'intervallo è un metodo che possiamo aggiungere a piatto booleano dot min dot max return prezzo maggiore o uguale di min e prezzo maggiore o uguale di max. Quindi tornando qui, ovviamente devo fare il map di piatto due punti che nome. E nel piatto, nella classe piatto, string get nome. Nel mio ristorante, a questo punto, ho sbagliato il nome, quindi nell'intervallo mi dice se il prezzo di quel piatto è in questo intervallo, questo mi restituisce il nome e qui vado a fare la raccolta dei nomi dei piatti che stanno nell'intervallo nella mia lista. Ok, c'è un'osservazione sul piatto. Prezzo, giustamente, minore uguale di max. Okay. Altrimenti non funziona. Quindi il mio delivery cosa fa? Va a prendere tutti i ristoranti, quindi ristoranti punto values.stream. Ok? Ogni ristorante sostanzialmente diventa una verrà convertito in una entry, in una mappa, perché la mappa deve associare il nome del ristorante a una stringa, una lista di stringhe. Quindi che cosa faccio? Vado a fare un collect, uso collectors.toMap, dove il key mapper, ovvero quello che estrae la chiave, prende il ristorante e mi fa
R punto get nome. Ristorante get nome, sì, è quello. E il valore che cosa fa? Farà R freccia R punto il metodo che abbiamo appena definito, che è questo piatti nell'intervallo. Min price virgola max price. Allora, sì. Sì. Però prima del collect ho aggiunto un punto filter che mi recupera piatti nell'intervallo, ma mi verifica che non sia vuota. Sì, se il, i piatti, se il ristorante non ha piatti, non deve comparire, giusto? E comunque non dia del punto prima di collect. Sì. Questo... Ok. Sì, posso fare un filter qua. Sì, non ero ancora arrivato all'ultima frase, giustamente. Filter punto size maggiore di 0. In questo caso mi dice, va bene, soltanto quelli che hanno almeno un ristorante devono apparire nella mappa, e per il resto vado a prendere per ogni ristorante il nome e come valore vado a mettere il risultato che ci viene dato da quel metodo. Ovviamente, se invece di farci restituire i piatti già filtrati, facciamo restituire tutti i piatti, quindi altra possibilità, quindi posso avere un metodo public list di piatto get piatti return piatti punto values. No, giustamente questa è una collection, quindi tanto vai, mi faccio restituire una collection di piatti. A questo punto l'altra alternativa era, è più complicata perché devo mettere qui tutto il codice che non ho messo prima per il filtraggio, quindi commento questo e faccio di nuovo, parto dallo stesso punto di partenza di prima, quindi vado a prendere lo string del ristorante, filter R freccia R punto
dei piatti. A questo punto però devo andare a verificare che il numero di piatti che sono nell'intervallo sia maggiore di 0, quindi getPiatti.filter piatto due punti freccia di punto nell'intervallo in price max price punto count maggiore di 0. Ve lo metto a capo altrimenti non si legge nulla. Questo sembra corretto occhio. E quindi faccio il filter, è molto più complicato. Manca uno stream, giusto. A questo punto devo fare il collectors.toMap manca il punto di filter, grazie, e poi qui faccio sostanzialmente ristorante due punti punti get nome, questo è più facile. E qui devo andare a prendere sostanzialmente i miei elementi, filtrarli e poi aggiungerli. Quindi devo fare sostanzialmente un'operazione di mapping, prendere il ristorante e andare a tirare fuori uno stream di elementi. Quindi devo fare un mapping dove ho sostanzialmente questa stessa cosa qui. Più un map di piatto due punti get nome e poi ho collectors no, scusate, qui in realtà è già una lista, non devo fare un mapping per nulla, aggiungo direttamente questo. Collector. Ho scappato qualche parentesi di troppo. Ovviamente la differenza tra questi due è significativa. Per cui, in generale, avere questo metodo piatti nell'intervallo dentro un ristorante mi semplifica abbastanza la scrittura, perché questa cosa qui, per scriverla correttamente, ci va un po' di tempo.
Okay? Quindi tendenzialmente conviene, quando è evidente che serve, mettere dei metodi all'interno delle classi che abbiamo creato in modo da semplificarci poi la scrittura degli stringhi. Restituire la lista dei nomi dei piatti venduti da un ristorante. Se il ristorante non esiste o non vende nessun piatto, restituisce una lista vuota. In questo caso, ovviamente, ristorante R uguale a ristoranti.get restaurant name, if R uguale a null, return new linked list. Non c'è ristorante, quindi restituiamo una lista vuota. Qui possiamo fare R punto piatti nell'intervallo 0 float.maxValue. O faccio un altro metodo che non ha bisogno di due parametri, quindi restituisce semplicemente i nomi di tutti i piatti. Ovviamente questo è una lista non ordinata, quindi devo andare a ordinarla. Okay? Quindi in realtà forse faccio prima fare così, list di string piatti uguale piatti.sort di nuovo. Faccio l'ordinamento direttamente nei piatti oppure vado a mettere un comparator comparing piatto get nome. Scusate, non piatti.sort ma collections.sort. E return piatti. Ah no, scusatemi, qua in realtà i piatti sono già, non sono dei piatti ma sono direttamente delle stringhe, quindi non devo fare nient'altro. Ovviamente potrei avere la lista ordinata, eccetera, eccetera, esattamente come negli altri casi. Domanda, perché non utilizziamo il metodo getPiatti? Allora, l'alternativa qui ovviamente è utilizzare il metodo getPiatti, però dobbiamo poi fare un mapping, quindi sostanzialmente l'alternativa è sostanzialmente perché getPiatti nell'intervallo ci restituisce una lista di stringhe, altrimenti devo fare r.getPiatti, questa però è una lista di piatti, quindi devo fare uno stream, un map, piatto, due punti, get nome, quindi passo a una stream di stringhe, sorted, quindi vado a ordinare i nomi dei piatti e poi faccio un collect
to list, quindi vado a costruire una lista di piatti, di nomi di piatti, a partire dalla lista di piatti. Ok, restituire la lista di tutti i piatti venduti da tutti i ristoranti che appartengono a una certa categoria. Partiamo dalle nostre categorie, quindi andiamo a prendere la lista di ristoranti, quindi categorie.get category, vediamo la nostra lista di ristoranti e andiamo a fare uno stream. Ovviamente a questo punto noi vogliamo avere tutti i piatti, non tutti i ristoranti. Quindi dobbiamo fare un'operazione di let map, dove andiamo a prendere il ristorante e facciamo r.getPiatti oppure getPiatti con nell'intervallo, se vogliamo avere già direttamente le stringhe, punto string. Sto dimenticando sempre il punto. Una volta che ho lo stream con tutti i piatti di tutti i ristoranti, vado a fare una map e andando a prendere il nome in modo da poter costruire poi una lista con semplicemente i nomi. Quindi questo mi dà uno stream di ristoranti. Questo qui mi espande e per ogni ristorante mi tira fuori lo stream di piatti e concatena tutti gli stream, quindi lo stream di tutti i piatti di tutti i ristoranti. Questo dallo stream di piatti mi tira fuori uno stream di stringhe e infine, avendo uno stream di stringhe, lo vado a raccogliere in una lista. Domanda, perché abbiamo utilizzato FlatMap? Perché se io qui avessi utilizzato invece di FlatMap un punto map di r.getPiatti, quello che avrei ottenuto qui era uno stream di liste di piatti. Io però non voglio le liste di piatti, voglio i piatti individuali. Quindi il FlatMap che cosa fa? Prende la lista e estrae lo stream e concatena tutti gli stream di tutte queste liste in un unico stream di piatti. A questo punto io ho tutti i piatti di tutti i ristoranti della categoria. E altra domanda relativa relativa al codice che abbiamo messo qua sopra, il toMap, perché abbiamo utilizzato un toMap e non abbiamo utilizzato un grouping by? Sostanzialmente
il toMap prende, è analogo al grouping by, ma ha una fondamentale differenza. Il primo pezzo è uguale, ok? Quindi mi dice qual è la chiave. Il secondo pezzo però si comporta in maniera molto diversa. Nel caso del toMap mi dice questo è il valore. Okay? Per cui se mi trovo nel mio toMap, scusate, nello stream, più valori che hanno la stessa chiave, i valori vengono, il valore della mappa viene sostituito. Quindi il toMap funziona se io ho delle chiavi che sono univoche e quindi vado a definire per ogni chiave il corrispondente valore. Nel caso del grouping by, che cosa ho? Qui non ho il valore, ma ho sostanzialmente un collettore che mi specifica come andare ad accumulare tutti i possibili valori che corrispondono alla chiave. Quindi lì avrò ad esempio un toList se avessi un grouping by. Però nel mio caso specifico io non ho il dato un ristorante, tanti ristoranti che hanno lo stesso nome e quindi devo andare ad accumulare i piatti. I ristoranti con quel nome sono unici e quindi non avrò tanti elenchi di piatti per ogni ristorante. Ho dato un ristorante, o almeno il suo nome, avrò esattamente un elenco di una lista di piatti e quindi andrò a memorizzare direttamente quella lista di piatti. Se qui invece di avere una lista, uno stream, scusate, di ristoranti, avessi uno stream di piatti, allora potrei andare a raggruppare i vari piatti in base al ristorante da cui sono offerti. E allora in quel caso non ho direttamente la lista di piatti che vado a chiedere al ristorante con questo metodo, ma avrei i singoli piatti che poi devono essere raggruppati in una lista andando a usare il ristorante come chiave. A questo punto, add order, aggiungo gli ordini al mio al mio sistema. Per ogni ordine avrò una serie di nomi, di quantità, eccetera. Quindi scusate, non restaurant, ma ristorante R uguale a ristoranti.get restaurant name. Vado ad aggiungere un nuovo ordine, quindi ordine O uguale new ordine, e qui vado a specificare tutti i miei elementi. Posso andare ad espandere qua i vari elementi, però mi conviene andare a mettere direttamente dish names, quantities, customer name e ristorante, e poi gli ultimi parametri che sono delivery time e delivery distance. Devo mantenere l'ordine e quindi sostanzialmente quello che posso fare è andare a definire come struttura dati per questo una lista, e torno su, una lista di ordine.
ordini.add. Qui come faccio a restituire il codice univoco? Allora, o utilizzo una variabile in cui metto un contatore, oppure posso dire ordini.size. Dopo aver aggiunto il primo ordine avrà come codice 1 e vedi questo passo. Okay. L'ordine così non ha al suo interno il suo codice, per cui in realtà forse è meglio andare a fare un ordini.size 1, di passare direttamente il codice dell'ordine all'ordine, così abbiamo messo dentro tutto, quindi o.get codice. Ok, a questo punto aggiungo il costruttore. Una lista di linee d'ordine. Private string cliente, private ristorante, ristorante. E poi abbiamo gli ultimi parametri che sono questi. Quindi abbiamo messo tutti questi e il passo successivo è andare a aggiungere le linee d'ordine. Domanda, usando la lista di ordini, nel caso dovessimo eliminare degli ordini, non avremo dei problemi? Sì, infatti questa soluzione va bene se io non cancello degli ordini. Se devo cancellare degli ordini, devo utilizzare una variabile per assegnare il codice. Okay. Allora mi chiedono una pausa, ma in realtà ormai siamo praticamente alla fine, quindi io andrei avanti, tanto non finiamo comunque il tutto, finisco qualche minuto prima e io poi vi completo questa soluzione, perché è leggermente diversa da quella già pronta che potete guardare in alternativa. Questo lo chiamo codice, così evitiamo. I minore di listnames.length
A questo punto vado a dire linea ordine L uguale a new linea names quantities e poi linea, qui lo chiamerei linee punto add. Ovviamente qui mi aspetto che i due array siano di stessa lunghezza, eccetera, quello che dicevamo prima, però il testo dice chiaramente di non andare a preoccuparsi di questi aspetti, quindi non lo facciamo. Scusatemi, ho fatto una stupidaggine perché... nell'ordine in realtà io qui più che andare a mettere il nome dovrei andare a mettere il piatto, quindi piatto P uguale a, vado a chiedere al ristorante r.get piatto dish names. In questo modo abbiamo dentro la linea d'ordine non il nome del piatto, ma il piatto stesso. E questa è la quantità. Piatto. A questo punto serve il metodo get piatto in ristorante, come facciamo ad aggiungere il piatto? Vabbè, immaginiamo che ci sia innanzitutto. Dopodiché, nella struttura attuale abbiamo detto che i piatti sono memorizzati dentro una mappa. E quindi quello che dobbiamo fare è semplicemente fare piatti.get di string, che in realtà possiamo cambiare in nome. Questo più che essere public, come anche quelli precedenti, possono essere tutti metodi con visibilità di package. Okay. È un dettaglio in più. A questo punto l'ordine ha tutti gli elementi che servono. Quindi tornando al nostro... meccanismo al get codice nell'ordine lo aggiungiamo e un return qui. Quindi l'add order l'abbiamo fatto. A questo punto il passo successivo è andare a restituire l'ID di tutti gli ordini che soddisfano
questo vincolo, ovvero hanno un certo delivery time, si trovano entro una max distance e sono al più n. Okay. E che non sono ancora, ricordatevi che questi qua sono quelli che non sono ancora stati rilasciati. Quindi dentro l'ordine io devo avere un private boolean diciamo assegnato che mi dice se quell'ordine è già stato assegnato oppure no. Se non è stato assegnato, allora viene considerato fra quelli che devono andare a essere ancora consegnati. Quindi assegnato inizialmente uguale a false e ho un metodo public boolean assegnato che mi restituisce quindi qui vado a prendere sostanzialmente il mio insieme di ordini punto stream e qui vado a fare un po' di filtraggi, quindi vado a fare un filter ordine freccia o not o punto assegnato and deve avere un certo delivery time o punto get delivery time uguale a delivery time and ordine punto get distance minore di max distance get delivery time devo andare ad aggiungere e devo andare ad aggiungere anche get distance mi interessano soltanto i primi max order e ovviamente devo andare a fare un map ordine due punti due punti get codice collect spunto. E quindi faccio una serie di filtri. Io qui ho messo una serie di condizioni in end, ma è equivalente andare a mettere tanti filter uno dopo l'altro. Ok, non cambia molto. Voglio un certo numero di elementi, saranno i primi che arrivano, ok? Lo stream è ordinato. Mappo l'ordine sul suo codice perché a me interessano i numeri d'ordine e poi
vado a raccogliere questa lista. Attenzione, qui manca un dettaglio. Tutti questi ordini devono essere segnati come elaborati. In modo che se chiamo il mio metodo schedule delivery un'altra volta, non mi restituisce più gli ordini che sono già stati utilizzati. Quindi non posso restituire questa lista, ma devo andare a prendere questa lista e andare a segnare tutti gli ordini come ordini segnati. O prendo la lista e vado a fare un ciclo, oppure posso andare a sbirciare all'interno della mia, del mio stream. Pick che cosa fa? Prende gli elementi e li osserva. Non ha nessun effetto. Ok? Pick non accumula, non filtra, non fa un mapping, nulla. Prende e produce in uscita. L'unica cosa è che tira fuori l'elemento per un'ispezione. Nell'ispezione andremo a fare or.set assegnato, dove set assegnato è un metodo che andiamo a creare prima di fare il mapping. E dice assegnato uguale a true. Quindi torno qui. Domanda in chat. Quindi pick permette di fare un'operazione su ogni elemento dello stream senza però cambiare lo stream. Esattamente. Quindi pick in realtà è stato pensato più che altro per attività di debugging. Senso che qui posso andare a fare uno stampa e quindi stampo l'elemento che passa in quel momento. Altra osservazione in chat, è come fosse un for each anticipato. Sì, è come fosse un for each, però non è un'espressione terminale, quindi non consuma definitivamente gli elementi. In alternativa vado, allora, oppure vado a fare una lista di ordini, risultato uguale a, sostanzialmente, li copio tutto questo togliendo quello che non ci interessa, cioè il limit, tolgo il pick e faccio un collect. Ovviamente devo commentare questo, altrimenti mi dice che quel codice è irraggiungibile. Quindi ho qui la lista degli ordini che dovrei andare a restituire. Faccio risultato.forEach e vado a mettere l'operazione che avevo fatto prima. E poi faccio un return. Devo andare a costruire una lista con gli identificatori di questi ordini, quindi faccio un return di risultato.stream punto il map e il collect, che sono quelli che abbiamo messo qui. Scusate. Quindi costruisco la lista degli ordini,
vado a segnare tutti quegli ordini come segnati, dopodiché trasformo la lista di ordini con questo map in una lista di identificatori degli ordini e la raggruppo in una lista. La prima variante è un pochettino più compatta. Ok, a questo punto restituisce la lista degli ordini che devono ancora essere assegnati. Quindi sostanzialmente qui è molto semplice perché ho un ordini punto scusate, ordini.string.filter. Quindi ordine, freccia, not, ordine, punto, assegnato, punto, count. Qui c'è un piccolo dettaglio, il metodo pretende un int, mentre count ci restituisce un long. Soluzione semplice è qui mettere un int, un casta int. Attenzione che quando avete un cast da un long a un int, in teoria potreste avere perdite di informazioni. Okay? Perché il long è su 64 bit, l'int è su 32, quindi potenzialmente potremmo avere della perdita di informazione. Quindi, ora, il metodo è scritto con un int, amen, lo teniamo così. In generale, sarebbe meglio questo metodo che restituisse un long. Così non rischiamo di perderci l'informazione che invece viene data da questo metodo. A questo punto, rating, andiamo ad aggiungere i rating nei nostri ristoranti. Quindi ristorante R uguale ristoranti.get restaurant name R.add rating. Come lo facciamo questo metodo? I rating sono semplicemente degli interi, quindi il modo più semplice di andare a fare questo è avere una lista rating. Importiamo la linked list. Rating.add. Rating. Domanda, basterebbe un numero complessivo di stelle e il numero di valutazioni totali? Sì, potrei utilizzare invece di una lista due numeri che sono la somma, quindi il totale del rating, e il numero di rating che ho ottenuto. Quindi in alternativa, invece di questo, potrei avere lo metto come un double, così evitiamo problemi. Totale rating, un private long, no rating. E quindi la media la posso calcolare facendo il totale diviso il numero rating. In questo caso
tale rating più uguale a rating e num rating più più. E questo è decisamente più compatto. E infine elenco dei ristoranti in base al numero medio di rating. Quindi questo è relativamente facile perché ho ristoranti.values.stream li ordino in base a numero decrescente di rating, quindi sorted comparator.comparing ristorante due punti rating medio. In realtà punto vado a mettere il rating medio nel metodo e punto, poi devo aggiungere punto reverse. Lo aggiungo io a mano, quindi public double rating medio. Qui posso fare return rating punto stream map to int e ho il rating in se stesso punto average punto get. Or else numero. A questo punto torno qui abbiamo il rating medio ordinato in maniera decrescente e quindi facciamo un punto collect, scusate, ancora un map perché se andiamo ancora ai ristoranti map ristorante due punti get nome e collect ovviamente allora non so se era scritto qui o era scritto forse nella eccolo qua, è scritto qua nel testo, non era scritto nel codice. Se il ristorante non ha ricevuto alcuna valutazione, non compare nella lista. Per cui qui dovrei fare un punto filter. Ristorante freccia r.rating medio maggiore o uguale di 0. Oppure a definire un altro metodo che mi dice se ha il numero di rating che ha ricevuto.
Domanda, aggiornare la media all'inserimento di un nuovo voto è una soluzione accettabile? Allora, torno un attimo sul ristorante. Io posso ovviamente avere, invece del totale, avere la media e poi sapere quanti sono e quindi di volta in volta aggiornare la media. Non cambia molto nel senso che comunque devo avere due numeri, quindi in questo caso il totale più il numero. Nel caso in cui la media sia aggiornata periodicamente, cioè progressivamente, ho la media attuale e però devo mantenere il numero di rating che ho ricevuto finora per poter aggiornare correttamente la media. Normalmente la tolleranza sul confronto col double è alla seconda cifra decimale, quindi in questo caso è assolutamente equivalente avere la somma piuttosto che avere il valore medio aggiornato progressivamente. Vedete che comunque già su una cosa banale come questa ci sono almeno 4-5 soluzioni alternative. A questo punto, tornando qui, abbiamo il nostro risultato. Ho predicato molto bene all'inizio, ma ho agito molto male, nel senso che non ho più eseguito nessun test. Allora, il primo test che ho è qui un bel null pointer exception su ordini. Che ovviamente non ho inizializzato. Okay. Vedete che serve lanciare i test perché gli errori banali vengono intercettati subito. Diciamo una linked list. Punto, rilancio il test, altro null pointer exception qui nel costruttore linee. Perché anche qui non ho inizializzato. In questo caso deve essere importato. E un null pointer exception qui. Ecco qui mi fa di orders per category, ovviamente orders per category restituisce null perché non è ancora stato implementato, quindi il requisito 5 non l'abbiamo ancora fatto, quindi è corretto che ci sia un null pointer exception perché non è interno al nostro codice, ma è nel testo. Se volete, orders per category mi restituisce una mappa string long, posso fare map string long uguale così non abbiamo null pointer exception da nessuna parte, abbiamo semplicemente un fallimento, nel senso che manca il valore risultato. A questo punto torno qui, vado giù in fondo, siamo arrivati quest'ultimo. Allora, c'è il requisito 5 con gli ultimi elementi. Quindi, in questo caso voglio una mappa che associa ogni categoria al numero di ordini che sono stati fatti per ogni ristorante e devo aggiungere anche alla mappa le categorie che non hanno ricevuto nessun ordine con meno 0. Ok, quindi l'idea qui è di partire da un ordine,
cioè dall'elenco degli ordini, e andare a fare un go by in base alla categoria del ristorante per cui l'ordine è stato fatto. Per semplificarci la vita, andiamo ad aggiungere dentro ordine un metodo public string get category che fa un return di ristorante.categoria che non c'è, perché vado ad aggiungere anche di là. E nel ristorante vado a mettere un metodo che è return categoria. Parla lo sono chiamato così. No, l'ho chiamato categoria. Quindi sostanzialmente qui ho gli ordini punto trim A questo punto voglio raggruppare per categoria, quindi faccio un collect.grouping by la chiave è ordine, due punti, get categoria. E il valore è il numero di ordini per quella categoria. E quindi sostanzialmente questo va bene salvo questo dettaglio. Anche per le categorie che non hanno nessun ordine, devo andare a mettere e quindi che cosa posso fare? Posso risultato uguale a questa cosa qua o categorie punto key set punto for each categoria freccia risultato punto put if absent categoria 0 e return di risultato. Un'alternativa, ma diciamo che lo lascio come esercizio per casa, era partire non dagli ordini, ma bensì dalle categorie. Quindi andare a prendere categorie, dalle categorie andare a estrarre tutti gli ordini
cioè lo stream degli ordini che corrispondono a quella categoria, in modo che dalla lista venisse fuori uno stream vuoto e quindi finisse in una lista vuota. Okay. Rispetto a questo probabilmente è più complicato, rispetto ad aggiungere semplicemente questo. Manca un errore perché qui abbiamo uno 0L, perché è uno string di long e gli interi non sono convertiti automaticamente nei long wrapper. Okay, fossero due, fossero int e long come tipi primitivi, la conversione automatica, ma non riesco a convertire un int in un long con la L maiuscola tipo wrapper. Scusa, ripeti che non si può dire. No, perché in questo caso, allora in questa mappa non ci sono quegli elementi, quindi io non ho qualcosa da. Allora, se io ho una categoria, non ho bisogno del pick, nel senso che comunque dalla categoria vado a generare tutte la lista di ordini. Il pick non vedo come riesci a utilizzarlo in questo contesto. Cioè, devo avere già l'elemento. Allora, magari si può scrivere, però così a prima impressione non mi viene naturale. Magari c'è una possibilità, però dipende come scrivi la espressione. Allora, con questo io chiudo la soluzione, l'ultimo lo lascio come esercizio. Ci sono un paio di domande in chat. Allora, richiesta di una lezione ulteriore sugli stream. Allora, non vi posso fare una lezione sugli stream perché in realtà c'è già. Quello che faremo sarà un altro tema d'esame in cui vedremo l'uso degli stream. Ok, quindi questo sicuramente. Altra domanda, quanto di questo avremmo dovuto fare in un esame per superare? Ragionevolmente su questi 5 requisiti, allora, il primo era veramente banale, il secondo un pochettino più interessante, probabilmente tra almeno metà del terzo, grosso modo. Arrivando a metà del terzo, quindi avere la order, probabilmente significava almeno la sufficienza. Vi metto su repository tutto, ovviamente. Sul nostro repository di esercizi questa soluzione, adesso aggiungo il codice dell'ultimo, e sul repository degli esami l'altra soluzione, che è quella leggermente diversa.